è l'85, poi questo crinale che vedi, che dove c'è quella rete, sì, è l'ampliamento dell'85 che rimane sempre lato Taggia, che è invasivo, ma perlomeno, attenzione, che non si vede. Giro, giro, tondo in mare. E invece l'86, che non è un ampliamento, ma è un lotto a tutti gli effetti, va da quella cresta praticamente in piano, tutta quella parte in piano, da un lato all'altro, dove poi c'è il cambiamento di inclinazione, vedi? Ecco, quella è la larghezza, per una profondità che arriva fino al pino, sì, e questo è ciò che si vedrà, cioè sarà una tazza praticamente, che però il crinale sarà intaccato ovviamente, cioè verrà scavato. All'interno si scenderà di 54 metri. Ma roba da matti. E quello là è l'85. E quello là è l'85. Che lo vedi in testa? Tutta questa punta diventerà l'86. E questo è l'85. Non hanno scrupoli per niente di nessuno. Qui si vedono i pipistrelli, che sono appunto anche molto rari. Sì, ce n'è una delle due qualità, ci hanno detto che è molto rara. Cioè, adesso io il nome in latino sinceramente non me ne ricordo. Sì, sì. E le grotte dove sarebbero? Da qua? La grotta. Sopra il capannone sì, c'è la grotta praticamente. Ah, ho capito. No? Giusto attaccato a un lato del capannone. Parte da quel crinale lì e si infila dentro la montagna per 80 metri. Ci sono 80 metri di grotta, di tunnel, si arriva che c'è questo laghetto così, si gira e c'è un pozzo. Dopo questa curva c'è un pozzo. Scendendo il pozzo si arriva in questo secondo lago, che è molto molto più grande del primo, e questa luce che vedete qua è il sub speleologo che si è infilato in un braccio che scende 22 metri sotto il livello del lago. No? E un'impressione, fa impressione perché ti viene, ti manca, cioè tu che sei fuori ti manca l'aria perché ti viene un patema d'animo. Sì, perché lì sta uscendo fuori, ma quando entra dentro che vedi la luce che scompare e non vedi più la luce, è impressionante, cioè, perché dici tu. E tu come andato sotto, ci abbiamo messo la legge regionale. È significativo il fatto che l'abbiamo sottolineata. Esatto. Questa legge regionale qua vincolata, c'è vincolo ambientale anche di costruzione. Quindi dice esattamente nell'articolo. Se non posso costruirci una casa, ma perché di loro all'alto? La spazzatura. Che praticamente non possono fare discariche su siti carsici. È vietato fare. Questi sono fenomeni di carsismo. A prescindere che sia naturale o non sia naturale, perché poi lì c'è parte naturale, in parte scavata, cioè non si, no? Però esiste. Come... Però i fenomeni carsici sono indubbi, non è che ci sia, voglio dire, una volta che sono stalactiti e le stalagmiti, quello è un fenomeno carsico a tutti gli effetti. E poi la quantità d'acqua che c'è, cioè sono sorgenti, sono... la zona qua è ricchissima d'acqua. È un canale, lo stavo dicendo io adesso, c'è acqua da... Dalla montagna fino a Sanremo, no, c'è la casetta, potabile. La casetta, no, cioè, quel taglio lì. Questo discarica viene a rasentare vicino un canale, chiamiamolo canale l'acquedotto di Vignai, no? Di acqua che viene da... porta ai castelletti a Bussano. Quel taglio lì sarebbe. Esatto, quella... Questa qui è una relazione che ha fatto l'atto rifiuti Imperiese, che non esce da noi, non è una cosa che abbiamo estrapolato noi. E se tu guardi c'è scritto che nel rispetto dei vincoli normativi praticamente non dovrebbero esserci presenza di rilevanti beni storici, artistici ed archeologici. Come tu vedi qua davanti abbiamo proprio la chiesetta stile barocco del 1700. Come vedi, questa qui è la chiesetta barocca del 1700 e questa qui dovrebbe essere tutelata dalla normativa che praticamente è presente nell'atto rifiuti Imperiese come vincolo, no? E dunque esiste la presenza di rilevanti beni storici.
artistici e soprattutto archeologi, oltretutto con la grotta che sapete benissimo abbiamo dimostrato esistere. Ma c'è di più, che le normative del regolamento CE numero 2018/92 dice che praticamente andrebbero tutelate le zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definite ad indicazione geografica o ad denominazione di origine protetta. E la successiva, la CE 2092/91, andrebbero protette le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento. Ora, noi abbiamo l'azienda di Alberto Cerruti, che è praticamente un'azienda DOP di origine protetta e dunque sta in questi parametri qua. Dunque loro cosa stanno? Loro stanno praticamente nascondendo questi aspetti, perché in atto loro dicono che non esistono questi aspetti qua, e invece ci sono. Ecco cosa contestiamo: l'illegalità che è presente nel piano atto. Noi diciamo illegalità perché? Perché loro dicono che non esistono siti carsici, e invece ci sono, che non esistono aziende DOP, e invece ci sono, che praticamente non ci sono beni storici rilevanti, e invece c'è, perché abbiamo una chiesetta. Dunque tutte queste condizioni, se vogliamo tutelarle o vogliamo, voglio dire, far finta che nulla sia, e allora noi contestiamo questo. Ma non è che noi contestiamo e basta, noi proponiamo anche le soluzioni per cui si possa evitare questo lotto 6. Dunque, se consideriamo che da Napoli partono le navi e vanno in Olanda a portare i rifiuti indifferenziati, attenzione, indifferenziati, al prezzo di 120 euro per tonnellata, e qua i costi sono a 144,88 circa più o meno, si capisce che loro partono da Napoli, noi abbiamo, e ora che arrivano qui a Genova hanno già fatto, diciamo, un determinato percorso che noi potremmo evitare, perché noi partiamo o da Savona, dal porto di Savona o dal porto di Genova. Dunque noi i 120 teoricamente potremmo ancora abbassare la quota tonnellata di rifiuti indifferenziati, se poi teniamo conto che delle ultime novità uscite fresche ma che poi andremo a estrapolare, addirittura la Romania sembra che a 20 euro per tonnellata prende i rifiuti. Beh, a noi costerebbero invece, dopo le spese di questa discarica, a noi a tonnellata... A tonnellata 144,88, adesso centesimo più centesimo dopo meno. Dopo le spese 45 milioni per tutti i lavori. Esattamente, e noi cosa abbiamo ottenuto? Uno sbancamento di una collina. L'ambiente ce lo vediamo deteriorato, rovinato, distrutto. Perché anche le faglie acquifere sono qui, se no non ne abbiamo parlato. No, le falde acquifere è inconfutabile, abbiamo una grotta che ci andiamo in canotto, voglio dire, non la vogliamo tenere conto, cioè è ridicolo tutto questo, no? Allora io rifletto e dico, ragazzi, perché non si può ridiscutere questi aspetti? Partiamo con un presupposto. Diciamo pure che loro non sapevano dell'esistenza di queste condizioni, perché vuoi che l'archeologa, vuoi che ne so, quella dei beni artistici, io non so dire, comunque abbia sottovalutata o non sapesse dell'esistenza. Ma se noi vi diciamo che c'è l'esistenza di queste situazioni, perché non vogliamo ridiscuterle? Giro tondo, l'angelo è biondo, biondo è il grano, tutti ci sediamo. Giro, giro tondo, ora ti circondo, come una ciambella. Abbiamo Bussana Vecchia qua, dunque più sismico come esempio di Bussana Vecchia, sì, credo che... Esatto, e poi bisogna dire che è zona anima. La zona anima è una zona di mantenimento. Di solito l'anima si usa per i parchi nazionali. Cioè, quindi tu, nella zona anima, ad esempio, la nostra zona qua non hanno fatto qui zona anima, cioè hanno tolto la... Dietro, esatto, dietro qua. C'è il SIC qua dietro. Qua, sì. Inizia di dietro. Dietro qua, qui dietro. Qua dietro c'è il SIC. Pensa che qua era tutta zona anima, a noi l'hanno tolta perché noi abbiamo delle aziende agricole. In zona anima tu, in teoria, non potresti nemmeno potare gli ulivi. Certo. Capisci? Quindi, allora, ovviamente... dove ci sono aziende, dove sono case, eccetera, non può essere zona anima, soprattutto in questo tipo di situazione dove le case... Che cos'è quel borgo là in fondo? È Ceriana. Per quello che... SIC, vedi, il SIC parte da qua. Qui? Tutta quella vallata lì è tutto SIC. E loro dicono che però di qua là ci sono 500 metri.
sinceramente non lo so. Mi sembra di aver capito che c'è anche chi ha ulivi biologici qui a parte. Io. Ah, sì. Ah, dopo. E quindi anche questo per la normativa dell'atto. Eh no, il bio me lo tolgono, cioè il bio non me l'hanno mai dato perché ho la spazzatura sulla testa, credo per quello. C'è un campo di cross che, che potrebbe essere un possibile ampliamento. Lì è già stato contattato per comprarlo. Puglia è lì che sta. Con? Vabbè, via. È già in contatto per farvi per quell'affare lì, capito? Per metterci la terra dello sbancamento. Ah! Gli serve, non sa. Il ricorso l'ha potuto fare il primo Alberto, perché è stato l'unico espropriato del gruppo nostro. Essendo stato espropriato, ha potuto iniziare la pratica del ricorso. Io mi sono potuta aggregare a lui, a unire a lui, perché sono confinante. Diversamente, persone che abitano lontane dalla zona interessata, che hanno in pratica minor danno, non possono fare il ricorso al TAR. Non possono neanche, anche volendo, unirsi a noi, non possono. Possono fare un'altra azione d'appoggio, ma non ricorso al TAR. E questa dicevi che è montagna vostra che confina sì, con l'86. Sì, questo è il Monte Santa Maria, che se dovesse mai, ma tanto non mai, l'86 andare ad esaurimento e decidessero un nuovo ampliamento, quella è la prossima montagna che va giù. Ma io la bloccherei fin di subito. Quella è la prossima montagna che va giù. Nel momento in cui lo Stato dava agevolazioni per mettere i pannelli fotovoltaici per altri. Per produrre energia, noi abbiamo fatto richiesta di poter mettere sui nostri tetti i pannelli fotovoltaici. Ci hanno risposto picche per un semplice motivo, perché noi avremmo deturpato l'ambiente. La comica finale. Questo è il tetto, che deturpava. E questo è l'86. Quando hanno deciso di fare l'86, perché in questa zona si poteva fare, perché fra le tante cose anche la popolazione emite. Come l'ha detto la signora, ci hanno definito dei coglioni e chiuso.